Esiste una leggenda che gira nel mondo della televisione, riguarda l'esistenza del canale infinito. Canale infinito è molto difficile da trovare e ci sono diverse opinioni sul che cosa contenga. Ora ti spiegherò che cosa fare per trovarlo e che cosa fare dopo. Potrai ricevere una commissione sulle vendite degli oggetti che ti serviranno. Compra un televisore, preferibilmente analogico e il più vecchio possibile. Compra anche un telecomando. Non è necessario che sia del televisore che hai trovato. Accendi il televisore e sintonizzati su un canale statico, oppure completamente nero se usi un televisore digitale. Per capirci, un qualsiasi canale che non ricevi. Lascia la casa per circa 3 ore. Se vivi con la tua dolce metà, porta anche lei con te. Inoltre, sarebbe meglio che tu portassi con te alcuni amici. Durante queste 3 ore dovresti acquistare alcuni oggetti. Li elencherò in ordine del più importante al meno necessario. Nota bene, non sono obbligatori, ma ti aiuteranno. Gli oggetti sono i seguenti: un oggetto a te caro, due specchi portatili, un'arma da fuoco o un altro tipo di arma, il tuo libro preferito, un telefono cellulare, una chiave, una mazza o una picozza. Dopo che le 3 ore saranno passate, rientra nella stanza. Lascia che gli altri aspettino fuori e chiudi la porta. Guarda lo schermo statico o lo schermo nero o qualsiasi altra cosa tu avessi messo sul televisore, fino a quando non ti sentirai disorientato o spaventato. A quel punto, richiama tutti nella stanza. Dai alla persona che ti è più cara l'oggetto a cui tieni di più e poi manda di nuovo tutti fuori. Se non hai nessun oggetto, abbraccia quella persona e bisbigliale un segreto. Di a tutti di non entrare nella stanza fino a quando non sarai tu ad aprire la porta. Nota importante: questo sarà più difficile se le persone sono tante, ma ti sarà più utile e sicuro avere tante persone. Fidati. Prendi i due specchi e posizionane uno in modo che rifletta il televisore verso la porta. E il secondo che rifletta te, in modo che tu veda il televisore dietro di te. Resta così fino a quando non compare una donna sullo schermo. Se non hai gli specchi, siediti dando le spalle al televisore fino a quando non sentirai un suono. Prendi il telecomando. Ci sarà una domanda sullo schermo. Premi la freccia in su per rispondere sì, oppure in giù per rispondere no. Ci saranno dalle 3 alle 26 domande, se quello che si dice in giro è vero. Gli argomenti variano da cultura generale alla filosofia, a domande personali. Rispondi con sincerità, altrimenti non riuscirai a connetterti al canale infinito. Dopo le domande, una delle seguenti 3 cose succederà. La prima. Il tuo show preferito andrà in onda, ma in questa puntata inedita tutti i personaggi verranno uccisi in maniera brutale. La seconda. Vedrai una fotografia della persona o dell'oggetto che disprezzi di più. In questo caso dovrai utilizzare l'arma. Rompi lo schermo, si riparerà da solo. Importante notare che questa è l'opzione migliore, in quanto è la più semplice. La terza. Un vortice scintillante ti circonderà e sarai catapultato in un'altra dimensione. In questo caso, ecco cosa devi fare. Ti troverai in una replica contorta della tua casa. Dovrai andare nella tua stanza, dove troverai i 4 oggetti della lista di prima che non hai ancora utilizzato. Prendili ed esci di casa. Fuori vedrai una versione cattiva del mondo, con cielo rosso, sole grigio, piante arancioni e una nebbia rosso sangue. Dovrai andare nell'edificio pubblico più vicino, per esempio una scuola, una biblioteca, una pompa di benzina, cose del genere. Usa la chiave per aprire la porta ed entra. Se non hai la chiave, entra da una finestra. Dopo essere entrato, ti troverai in una stanza con una porta sola. Siediti per terra e incomincia a leggere il libro. Se non hai un libro, semplicemente siediti e aspetta. Sentirai dei passi fuori dalla porta entro la successiva ora. Non distogliere lo sguardo dal libro. Quando non sentirai più i passi, comincia a contare fino a 250 ad alta voce. Ogni 10 numeri sentirai dei passi, ogni volta sempre più vicini alla porta.
Quando arriverai a 250, sentirai bussare alla porta. Se sentirai 3 colpi, apri la porta. Se i colpi invece saranno 4, di ad alta voce: io ti proibisco. Dillo 2 volte e poi apri la porta. Vedrai una statua di qualcuno che ami profondamente. Potrebbe essere un membro della tua famiglia, il tuo miglior amico, il tuo partner o anche un personaggio immaginario. Riduci la testa della statua in pezzettini con la mazza o con la picozza. Se è la statua di una donna, distruggi anche la mano sinistra. Se non hai la mazza o la picozza, spingi a terra la statua. Esci dall'edificio in cui ti trovi. Sarà notte. Guarda la luna. Sarà o verde o rosa, piena o a metà. Se è una mezzaluna rosa, tira fuori il telefono e chiama il terzo contatto più recente. Se è piena e rosa, tira fuori il telefono e chiama un numero casuale. Prima che rispondano, morditi la lingua. Importante, se non hai un telefono, fai finta di fare la telefonata. Se la mezzaluna è verde, spogliati completamente e corri a casa. Non guardarti indietro per qualsiasi motivo. Se la luna è verde ed è piena, per farla breve, sei fottuto. Sarai morto entro mezz'ora. In qualsiasi caso, ti sveglierai davanti alla televisione. Hai finito il rituale e potrai ad accedere al canale infinito. Se vai nella funzione guida, troverai a questo punto la lista degli show, come per esempio il significato della vita o come trovare il vero amore. Scegline uno. Nota importante: il numero di persone che aspettano fuori dalla stanza determina il numero di rivelazioni che avrai dagli show. Più persone aspetteranno fuori, più possibilità avrai di trovare programmi in grado di cambiarti la vita. Oppure, invece di aprire la guida, puoi continuare a guardare la statica. Vedrai una serie di immagini che, se decifrate, ti riveleranno le risposte alle più grandi domande. Ci saranno a questo punto un sacco di opzioni, troppe da descrivere qui. Fai semplicemente quello che ti senti di fare e qualcosa accadrà. La stragrande maggioranza di queste cose sarà positiva, ma alcune saranno brutte. Puoi lasciare la stanza in qualsiasi momento. In ogni caso, ci sono 2 cose da ricordare. Non dovrai mai parlare con nessuno di quanto avrai appreso dopo la vista del canale infinito. E potrai accedere al canale infinito solo 4 volte in tutta la tua vita. Spero che tu troverai tutte queste esperienze illuminanti. Quasi nessuno è a conoscenza di questo rituale. Il procedimento è anche relativamente semplice, però si sa, nessun rituale di natura malevola è privo di conseguenze spiacevoli. Se siete disposti a mettere a rischio la vostra sicurezza, incolumità e sanità mentale per ottenere una parziale manipolazione del tempo, beh, allora prestate attenzione. Il materiale che occorre per lo svolgimento di questo controverso rituale è solamente un orologio da parete analogico con i numeri romani, preferibilmente a pendolo. Ottenuto l'orologio, non dovrete fare altro che isolarvi in una stanza completamente spoglia, senza neanche un mobile. È consentita una sedia o uno sgabello per concentrarvi meglio durante l'attesa, ma sarebbe meglio evitare anche quello. Non dovrete sentire assolutamente nulla di ciò che avviene all'esterno di essa, e la parete della stanza deve essere monocolore, meglio se bianca. Dovrete sentire il tic-tac dell'orologio e nient'altro. Anche la vostra respirazione non deve essere affannosa, va fatta il più silenziosamente possibile. L'unica cosa da fare è osservare attentamente le lancette, ascoltare la monotonia del ticchettio dell'orologio e non lasciarvi prendere dall'ansia o dalla noia. Una minima distrazione potrebbe costringervi a ricominciare tutto da capo. Per quanto tempo dovete fare attenzione osservando l'orologio? Beh, quello dipende dalla vostra personalità. Generalmente gli individui sereni impiegano meno tempo, mentre quelli ansiosi ne impiegano un po' di più. La tempistica indicativa varia tra le 3 e le 6 ore. Quando avrete atteso a sufficienza, l'orologio si arresterà. Dopo che si sarà fermato, dovete attendere ancora una mezz'oretta. Dopodiché potete alzarvi e cambiare l'ora indicata delle lancette a vostro piacimento. Potrete tornare indietro nel tempo,
oppure spostare in avanti le lancette e trasferirvi nel futuro. Inutile dirvi che non siete vincolati dalle sole 12 ore dell'orologio. Portando in avanti le lancette di 2 giri, lo spostamento temporale sarà di un intero giorno, facendone 4 saranno 2, e così via. Se necessario potete spostare le lancette anche di alcune settimane, mesi o perfino anni. Certo, in quest'ultimo caso le lancette dovranno ruotare per migliaia di volte, quindi se desiderate fare dei notevoli salti temporali, assicuratevi di contare bene. In caso di dubbio, non vi era concesso un'opportunità ulteriore di ricominciare il conteggio da zero. Tuttavia, sarebbe opportuno non esagerare con la regolazione del tempo. Se dovessimo portare l'orologio ad un giorno precedente alla nostra nascita o successivo alla nostra morte, spariremmo per sempre. Quindi siate cauti con la regolazione delle lancette, soprattutto se avete intenzione di tuffarvi nel futuro, visto che la nostra data di morte non la possiamo sapere. Una volta terminato lo spostamento delle lancette, appendete nuovamente l'orologio alla parete e abbandonate la stanza. Dopo che vi sarete lasciati la porta alle spalle, sentirete un dolore spaventoso alla testa e diventerete ciechi per qualche istante, come se qualcuno vi stesse toccando il cervello a mani nude. Dopo qualche secondo di dolore atroce e cecità temporanea, se avete spostato le lancette all'indietro, verrete riportati esattamente dove eravate in quel giorno e a quell'ora. Oppure, se lo avete spostato in avanti, vi ritroverete nel luogo destinato alla vostra presenza in quel determinato momento. Stando alle assai scarse e controverse testimonianze, la maggior parte delle persone che hanno tentato l'esecuzione del rituale hanno preferito tornare nel passato piuttosto che catapultarsi nel futuro. Il motivo? Beh, è molto semplice. Tornando nel passato si possono rimediare a degli errori commessi e cambiare per sempre la nostra vita. Alcuni altri hanno deciso di tornare nel passato per un mero scopo di lucro, per esempio andando a scommettere su competizioni sportive, sapendo già come si concluderanno. Il futuro invece è meno allettante, perché, oltre al già accennato rischio di ritrovarsi in un lasso di tempo successivo alla nostra morte, si tratta sostanzialmente di semplice curiosità. Salvo forse qualche eccezione, non possiamo trarre molto vantaggio spostando le lancette in avanti. Magnifico, non trovate? Un modo facile per fare soldi e ripetere esperienze già vissute con l'obiettivo di migliorare le nostre vite. Perché allora in pochissime persone sono alla conoscenza di questo rituale? Come mai è finito nel dimenticatoio? Per trarre vantaggi così grandi non sarà di certo uno straziante ma brevissimo dolore a fermarci, giusto? Infatti il dolore provato immediatamente prima del balzo temporale è solo l'inizio di un'agonia che vi accompagnerà per tutto quello che resta della vostra vita. Proiettandoci in avanti o indietro nel tempo, la nostra mente viene ingannata, causando così dei danni irreparabili, procurandoci col passare degli anni degli handicap sia fisici che psichici. Insorgeranno malattie croniche, fobie mai provate prima e le nostre aspettative di vita si abbasseranno drasticamente. Il cervello umano non è fatto per saltare o vivere più volte un segmento della nostra vita, nemmeno se di pochi giorni o di poche ore. Inoltre è vivamente consigliato sperimentare il rituale una sola volta nella vita, in quanto spesso il dolore inflitto dopo la regolazione dell'orologio, la seconda volta, è letale. Anche al primo tentativo comunque si sono verificati dei morti. Circa 7 persone su 10 sono sopravvissute dopo il primo rituale, ma appena 2 su 10 risultano ancora in vita dopo aver effettuato il rituale la seconda volta. Non esistono invece testimonianze di individui che hanno portato a termine il rituale per 3 volte consecutive, sempre prendendo comunque in esame fonti controverse e poco attendibili. Secondo voi invece, questo curioso stratagemma può essere un'occasione per rimediare a danni immensi o è solo un'inutile scorciatoia verso la morte? Beh, a voi la parola.